Ti rendi conto? Prima tappa, Brennero Bad Haring, e 105 km. 105 E chilometri. poi Bad Haring In Salisburgo, salita, 114 ma quello sono chilometri. 530 in salita. Linz-Saint-Pölten, 143 km. Beh, vabbè, allora è Simone Frignani che è partito e è andato, cioè lui Giro fa, d'Europa. esatto, lui no, dell'Austria, insomma, Dell'Europa dell'Europa, continentale, esatto, ma Mitteleuropa. esatto, in bicicletta. Perché le prova tutte, diciamo, dopo aver costruito, fatto, divulgato il Cammino di San Benedetto che noi abbiamo fatto assieme, io e lui, no, non l'abbiamo fatto, io non ho fatto, no, Ecco, aspetta, no, non pezzettino. diciamo cosa, ho fatto una parte, poi Una l'ho parte, raccontata, ma certo, va bene. e poi, ecco, dopo aver quindi aperto questa strada, naturalmente apre la strada anche alla bicicletta, ai biciclisti. E Lui quindi, cammina e pedala. esatto, lui proprio quello fa. E l'ho visto quest'estate, ci siamo incontrati, ho detto, ma raccontalo che lo mettiamo sulla rivista. E lui è stato puntuale, ha raccontato la sua storia. L'ho visto naturalmente tutto bello con una gamba mezza, tutto, No, però, aveva aspetta. una crosta di perché è Vabbè, questa cascato. è quella che In bicicletta è sarà cascato. pubblicata un po' la cartina del suo viaggio, vabbè. Però, ecco, non dipingiamolo come un No, supereroe. è In proprio quello realtà, che è bello. leggendo il suo itinerario, il Certo. suo diario di viaggio, scopri davvero che, avendo il coraggio, io magari andrei con una bicicletta pedalata assistita, ma non c'è niente di male. Il viaggio slow con la Bellissimo. bicicletta ti permette Di vedere una un'analisi cosa non solo molto dei più. paesaggi, ma anche dei personaggi, le relazioni. Certo. Lui cambia programma perché incontra un amico, poi devia, va di là, va di qua. Certo, ma è quello che si deve fare, Umanissimo. che si deve fare viaggiando. E la cosa bella è proprio anche il fatto che lui racconta come in realtà in Austria o comunque nella zona che ha visitato ci sia tutto preparato proprio per i Certo. biciclisti, come li chiamo io, i ciclisti. Nel senso che veramente ci sono le piste ciclabili, veramente si può Vere, andare bene. protette. Ecco, non come in certi posti dove c'è. Le macchine parcheggiate, le piste ciclabili che va in su, la pista ciclabile che va in giù e il posto per le macchine in mezzo e i pedoni da un'altra parte. Conosciamo posti così, ecco. Sì, anche E sotto quindi casa. anche sotto casa. Quindi invece no, cioè invece no, preparare le piste ciclabili per i ciclisti vuol dire fare una cosa dove i ciclisti possono andare anche realmente e sono veramente protetti. Fammelo dire, è un'infrastruttura. Esatto, Ti è piaciuto? ciclistica. Hai capito cos'è Sì, un'infrastruttura? infrastruttura. Infrastruttura è una cosa socio-economica importante, no? Vabbè, dai, leggete Frignani che capite.